Cari compagni e cari compagni, amici tutti, credo che la risposta che arriva da tutte le piazze d'Italia, che arriva dai luoghi di lavoro, sia la migliore risposta a chi in questi giorni ha tentato di dipingerci come quelli che eravamo irresponsabili, come quelli che non capivano quello che stava succedendo o il momento che stavamo vivendo. E io credo che la migliore risposta arrivi proprio da voi, dal vostro sacrificio, dalla vostra scelta oggi di essere qui e di aderire allo sciopero. Molti hanno detto che non capivano questo sciopero e questa giornata di mobilitazione, perché questa che è stata fatta è una manovra espansiva. Ma la domanda molto precisa che ci dobbiamo fare è: espansiva per chi? Perché è espansiva questa manovra? La ripresa per chi? A chi risponde questa manovra che finalmente comincia a redistribuire delle risorse? E qui badate, lo dico anche ai giornali, anche all'informazione, anche alle televisioni, è ora di dare un'informazione reale, di parlare del paese reale. Fate come noi, prendete le buste paga dei singoli lavoratori, non raccontategli delle balle, e uno vede se il suo netto cala o aumenta. Se hai 15.000 euro di reddito e il vantaggio che ti viene da questo intervento sono poco meno di 6-7 euro lordi al mese, di cosa stiamo parlando? E allora noi oggi abbiamo bisogno di un cambiamento, abbiamo bisogno di leggi che cambino le cose sbagliate. E lo dico perché questo è un tema, vedete, quando si dice c'è la ripresa, ma quale lavoro sta creando questa ripresa? Questa è la domanda che tanti dovrebbero rispondere. Andiamo a vedere i numeri, lo dice l'Istat, non lo dice il sindacato. L'85% delle nuove assunzioni fatte quest'anno sono contratto a termine, lavoro somministrato, lavoro a chiamata, lavoro intermittente, e di questi contratti, quelli sulla percentuale di questi nuovi contratti, quelli che hanno una durata superiore a un anno non arrivano all'1%. Non so se è chiaro e se lo capiscono, ma se tu vuoi che le persone riacquistino fiducia, tu devi essere il primo che è capace di ascoltare il disagio, che deve essere in grado di dare delle risposte. Per noi oggi non è la fine di un ciclo di manifestazioni, lo diceva bene Pierpaolo, per noi oggi è l'inizio, perché noi non abbiamo nessuna intenzione di rinunciare a un'idea di vera riforma delle pensioni, di superamento della precarietà, di vera riforma fiscale, di lavoro, di politica industriale, di creare sicurezza in questo paese. E noi non ci fermeremo, vorrei che fosse chiaro.